Si cerca di rimediare, con controlli preventivi, ad una situazione di potenziale pericolo per se stessi e gli altri automobilisti. Accade perché sono ancora troppi i guidatori che circolano a bordo di auto fuori norma, in particolare perché montano pneumatici usurati o danneggiati. In Italia si calcola sia almeno il 10% delle auto ad essere fuori legge in questo senso. Da 12 anni è stata avviata una campagna di controlli voluta da Assogomma, Federpneus e Polizia Stradale, che passa al setaccio a rotazione tutte le regioni italiane con oltre 10.000 controlli l'anno. La campagna vuole anche sensibilizzare gli automobilisti nei confronti di un comportamento scorretto, che si tradurrà in maggiori spazi di frenata e aumento dei consumi, oltre a molto altro. Ma è importante innanzitutto per la sicurezza stradale e per poi ottimizzare le proprie prestazioni della vettura e quindi anche il consumo di carburante e il consumo di pneumatici stessi. Dal 15 di aprile sono terminate le ordinanze in quasi tutta Italia, alcune parti d'Italia fino alla fine del mese, ma poi entriamo nella stagione estiva e quindi è bene ritornare al treno di gomme estive. Risolto il problema sicurezza montando il pneumatico adatto alla stagionalità, resta il compito di accertarsi periodicamente della sua efficienza. Lo si fa recandosi da un gommista, in grado di effettuare un esame accurato e rassicurante. Il controllo periodico delle gomme è fondamentale innanzitutto per ripristinare la pressione di gonfiaggio, l'elemento fondamentale che consente al pneumatico di garantire le prestazioni previste. Poi occorre verificare lo spessore residuo del battistrada, che non deve essere inferiore al 1,6 mm, e quando lo spessore comincia a essere al di sotto dei 3 mm bisogna entrare nell'ordine di idee di che a breve occorrerà cambiare le gomme e comunque bisognerà regolare la velocità in caso di improvvisi acquazzoni, come abitualmente succede nella tarda primavera. Poi occorre controllare che non vi siano delle fenditure, delle bozze, delle ernie sulla spalla del pneumatico, si dice tecnicamente, che sono l'anticamera di un possibile cedimento strutturale, soprattutto in combinazione ad alte temperature. E che questo excursus sulle gomme per auto non sembri un'esagerazione, visto che quasi la metà del parco circolante italiano supera i 10 anni e le percentuali di pneumatici non conformi sono intorno al 15% del totale. Questo lascia capire come i 12.000 agenti e ufficiali della Polizia Stradale compiano miracoli di efficienza, ma fronteggiando ogni giorno un problema decisamente grande. Prima delle gomme, infatti, molti automobilisti dovrebbero cambiare la propria coscienza civica.